Primo esercizio. Allora, dovete valutare, dovete studiare. Allora, l'esercizio che vi verrà proposto al compito sarà sempre, avrà sempre la stessa domanda: studiare la convergenza della serie. Cioè, io vi do una serie, voi mi dite se è una serie a termini segno costante, se non lo è, se converge, se converge assolutamente. Tutto quello che ritenete utile dire su questa serie. Quindi bisogna studiare questa serie qui. Alfa è un parametro reale in questo caso. Alfa è un numero che posso, posso fissare io. Quindi voglio sapere cosa succede quando cambio alfa. Ok? Allora, vediamo un po'. Allora, prima cosa. La serie è a termini di segno costante oppure no? Se dite che... Vabbè. Sì, lo posso non avere negativo. Sono tutti valori positivi, tutti valori negativi o sono mischiati? Positivi. Un minuto fa hai detto che erano tutti negativi. Secondo me sono mezzo positivi. No. Un altro. Alternati. Alternati, tre. Allora, cominciamo a vedere. Prima di tutto vediamo che sia ben definito sia il numeratore che il denominatore. Il numeratore è ben definito? Non mi interessa sapere sì, no. Sì, perché, no, perché. Allora, n fratto n quadro più 1, com'è? Vabbè, è più piccolo di 1 su n, quindi è compreso? Anzi. Innanzitutto è positivo o no? Sì. È maggiore di 0. E poi è minore? Minore o uguale? Siamo. Io direi di un mezzo. O comunque uno su n. A 1 mi conviene mettere, fare il conto e vedere che viene un mezzo. A 2 viene 2 quinti, che è minore. Da 3 in poi è minore di un terzo, quindi è minore di un mezzo. Poi qua ci posso mettere, invece che uno, un mezzo, ci posso mettere uno su n. Però è meno di un mezzo. Tra 0 e un mezzo, il coseno com'è? Positivo. È positivo perché sta scendendo da coseno di 0 che fa 1 a coseno di un mezzo che... Quindi il logaritmo di un numero positivo si può fare. Quindi il numeratore si può fare. Il denominatore? Pure. N fratto n quadro più 2. È compreso tra 0 e un terzo, viene un terzo per 1, un terzo per 2 e poi viene numeri ancora più piccoli. Dopodiché il seno tra 0 e un terzo è positivo, strettamente positivo, quindi posso elevarlo a qualunque esponente alfa che voglio.
caratteristiche. Se la base è positiva, posso fare tutte le potenze che mi pare. Va bene? Quindi il numeratore si può fare, il denominatore si può fare. Adesso il numeratore che segno ha? Allora, il denominatore, come c'è il denominatore? Il denominatore che segno ha? Positivo, perché una base positiva o la eleva a un esponente positivo o la eleva a un esponente negativo, ma sempre positivo rimane, perché ho un numero positivo, ha il suo reciproco, è sempre positivo. Per quanto riguarda il numeratore, è il logaritmo di un numero coseno che è compreso tra 0 e 1, anzi, tra, per la precisione, tra coseno di un mezzo e 1. Allora, un numero compreso tra 0 e 1, se ne faccio il logaritmo, che segno ha? È negativo. E allora, se questo termine lo chiamo a con n tutto quanto, a con n com'è? Sono tutti termini negativi. Quindi la serie A ha termini di segno costante, ma sono tutti negativi. Allora, se la serie ha termini di segno costante, per determinarne l'andamento, io so che sia con n va come b con n, nel senso che il rapporto per esempio tende a 1, le due serie sono convergenti. Convergere una se solo se convergere l'altra. Ah, ecco, questo è una cosa che dobbiamo dire. Dobbiamo, vedremo che quando la serie non è a termini di segno costante, questa cosa qui non vale più. Poi ve lo faccio vedere. Ok. Andiamo un po'. Diciamo in questo caso sono tutti negativi se e solo se somma di p con n è maggiore di p di n, se vogliamo essere precisi. Quindi a questo punto ci basta studiare l'andamento asintotico di a con n, quindi dobbiamo sviluppare qual è l'infinitesimo fondamentale per x, per n che tende a infinito, qual è la cosa più semplice che tende a 0 per, per n che tende a infinito. 1 su n, quindi dobbiamo sviluppare rispetto a 1 su n, cioè come si fa? Come al solito, come sempre. Quindi cominciamo con il denominatore, abbiamo seno di n fratto n quadro che moltiplica 1 più 2 su n quadro, quindi viene seno di 1 su n che moltiplica 1 meno 2 su n quadro più piccolo di 1 su n quadro, uguale 1 seno di 1 su n più o piccolo di 1 su n, uguale 1 su n più o piccolo di 1 su n. Tutti gli sviluppi sono corretti perché qua abbiamo che 1 su n tende a 0, sto applicando lo sviluppo di McLaurin del seno. Gli altri gli sviluppi pure qua, qua ho applicato lo sviluppo di McLaurin di 1 fratto 1 più t, che è 1 meno t. Ok, adesso se levo tutto l'alfa, alfa all'alfa, questo si comporta come 1 su n all'alfa. In verità rimane infinitesimo se alfa è positivo, diventa un infinito se alfa è negativo. Vabbè. Oh, l'infinitesimo sotto non è che mi fa tanto piacere, perché vuol dire che tende a far andare il termine a meno infinito. Andiamo a vedere invece il numeratore. Per quanto riguarda il numeratore,
abbiamo coseno di n fratto n quadro per 1 più 1 su n quadro uguale coseno di 1 su n che moltiplica 1 meno 1 su n quadro più o piccolo di 1 su n quadro uguale coseno di 1 su n più o piccolo di 1 su n uguale 1 meno 1 su 2 n quadro più o piccolo di 1 su n. Ho sviluppato solo il coseno, adesso devo fare il logaritmo di questa roba, quindi il logaritmo di 1 meno 1 su 2 n quadro più o piccolo di 1 su n quadro uguale meno 1 su 2 n quadro più o piccolo di 1 su n quadro. Logaritmo di 1 più t è uguale a t più o piccolo di t. Oh, attenzione, una cosa che io diciamo sempre, volevo sempre dire, non pare di non averla mai detta. Quando scriviamo questo, queste cose sono controllabili, non è che non sono controllabili, cioè uno dice vabbè ma è tutta teoria, qua se mi confondo succede un macello. Fino a un certo punto. Chi ha una calcolatrice? Prende una calcolatrice e cacciala fuori. O un calcolatore. Adesso. Prendi. Calcolami questa funzione mettendoci 1000 al posto di n. Mi devi fare 1000 diviso 1.001.000. Poi devi fare di questo che viene devi fare il coseno. E poi di quello che viene devi fare il logaritmo. Oppure devi fare logaritmo di parentesi. Coseno di parentesi. 1000 fratto parentesi 10 alla 6 più 1 e poi chiudi tutte le parentesi, è il nostro numeratore. Fatto? Sì. Quando vi? Fa meno 4,5 4,9 4,5 per 10 alla 7. Allora, meno 4 punto e mi viene dei 5 insomma, un po' prossimo 4, no, ci sarà un po' di 9, no? Sì. 4 vale 9 per 10 alla meno 7, cioè meno, questo quant'è? 2n quadro sono 20 milioni, scusate, sono 2 milioni, quindi sono 5 su 10 milioni, quindi meno 5 per 10 alla meno 7, la stessa cosa. Cioè quando scrivo questo più termine di ordine superiore, termine di ordine superiore se n è 1000, questo è dell'ordine di un milionesimo, il termine di ordine 3 sarà dell'ordine di un miliardesimo, quindi la prima correzione ce l'avrai dopo 2, 3, 9, se c'è il termine di ordine 3, se no ce l'ha addirittura dopo 4, 5, 9, in questo caso dopo 5, E quindi vuol dire che il termine successivo è di ordine 4. Ok? Quindi non è fesserie, cioè quando, se calcoliamo l'altro, vabbè a parte alfa, ma ti devi trovare che vale circa 1 su n. Ok, a questo punto cosa possiamo dire? Possiamo dire che questa serie si comporta come meno somma per n che va da 1 a infinito, al numeratore ci metto 1 su 2n quadro, al denominatore ci metto 1 su n all'alfa, quindi vuol dire che è un n all'alfa che passa al numeratore. Allora vedete che c'è il meno che ho portato fuori, poi questa qua è una serie a termini di segno non negativo. Quant'è che converge questa serie? La somma da 1 a infinito, un mezzo lo porto fuori, n all'alfa meno 2 converge. Ho scritto migliore più video perché il segno l'ho tolto, che è sempre meglio ragionare quando. Quando è che la serie armonica generalizzata converge? Scriviamola così: 1 fratto n alla 2 meno a. Così la capite meglio. Quindi
quando 2 meno alfa è maggiore di 1, cioè quando alfa è minore di 1. Chiaro? Allora, provate se, diciamo, se vi imbicciate con la disuguaglianza, perché insomma si capisce che il problema è quando alfa è uguale a 1. Allora, ci mettete alfa uguale a 1, qua viene n quadro, viene sempre di 1 su n che è di vertice. Metteteci alfa uguale a 0. 0, n alla 0 fa 1, 1 su n quadro converge, quindi minore di 1, se alfa è minore di 1 converge, se ci metto alfa uguale a 2 viene n quadro di 2 viene la serie di 1, 1 più 1 più 1 più 1 di non è che vi vedo tanto, eppure alla fine si tratta di mettere insieme le cose che abbiamo fatto fino adesso, non è che stiamo a fare chissà cosa. Allora l'ho scritta come 1 su n alla qualche cosa, questo qualche cosa è 2 meno alfa, quindi se la serie armonica generalizzata 1 su n alla gamma, quando converge? Quando gamma è maggiore di 1, quindi 2 meno alfa maggiore di 1, cioè significa alfa significa 2 meno 1 maggiore di alfa, cioè alfa minore di 1, portandoli qua di là. Converge solo nel caso. Qua te l'ho verificato pure, nel senso ci ho messo alfa uguale a 1 non converge, alfa uguale a 0 converge, alfa uguale a 2 non converge, torna. Quando alfa è maggiore di 1 diverge. Quando alfa è maggiore o uguale a 1 diverge. Diverge quella positivamente e questa negativa, perché ci sta il segno meno. Ci siamo? Sì. Ok. C'è un altro? Allora, facciamo questo. Allora facciamo questa qui. Somma per n che va da 1 a infinito, a qui ci mettiamo logaritmo di n quadro più 2n più 3 fra n quadro più alfa n più 1 sotto ci mettiamo logaritmo di n cubo più 1 fratto n più 3 alfa, per comodità lo vediamo un numero reale maggiore o uguale a 0, diciamo questo qua è dato al compito, sì è pieno al compito, compito del 14 gennaio 2012, che ne sai? Se erano portati ci stanno, se non erano portati non ci stanno. Qua ci stanno. Sì. Allora, a me interessa come ragionate.
Allora, vediamo. Alfa N. Questa è un po' più ambiziosa di quella di qui. In buona sostanza si capisce benissimo quello che succede. Questo, la risposta è, se diciamo ho ragionato bene nel frattempo, se alfa è minore di 2, questa diverge positivamente. Se alfa è uguale a 2, questa converge, perché comunque converge a un numero, vediamo un po', beh, la somma non la so, però diciamo i termini sono definitivamente positivi. Se invece alfa è maggiore di 2, questa diverge negativamente. Andiamo a vedere perché. Allora, cominciamo con lo stabilire che allora diciamo cominciamo a sviluppare tanto se da un certo punto in poi questo si può fare, in realtà si può fare sempre questa volta, perché si può fare sempre, questo è positivo, questo è positivo, questo è positivo, il logaritmo di un numero positivo si può sempre fare anche sopra, positivo, positivo, alfa è maggiore o uguale a 0, quindi il rapporto è strettamente positivo, quindi il logaritmo si può sempre fare, quindi problemi di definire i termini non ce li ha? Poi allora, tendenzialmente questo risorto a quanto tende? N cubo su N va più infinito, questo va più infinito, questo va più infinito, va infinito sopra, questo tende a 1, questo tende a 0, quindi 0 su infinito va a 0, quindi non solo possiamo farlo, ma abbiamo anche mostrato che il termine generico tende a 0 e quindi che è la condizione però necessaria, solo necessaria per la convergenza. Però se tende a 0 c'è qualche speranza di poterlo sviluppare. E allora facciamo, sviluppiamo. Cominciamo a sviluppare il denominatore. Logaritmo naturale di n cubo più 1 fratto n più 3. Come si comporta? Allora? Forse non siamo sintonizzati. Come? No, forse uno ha detto una cosa buona. No, n quadro. Logaritmo di n quadro, cioè 2 logaritmo n. Allora, si fa sempre così, logaritmo, mettere in evidenza n cubo sopra ed n sotto. Uguale logaritmo di n quadro per 1 meno 3 su n più o piccolo di 1 su n. Qua la faccio corta, senza sto perdendo, questo è 1 più o piccolo di 1 su n, sotto lo giro è 1 meno 3 su n più o piccolo di 1 su n, faccio la moltiplicazione di questa roba. Quindi viene il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi. Logaritmo di n quadro fa 2 logaritmo naturale di n più logaritmo di questa roba qui, salto che fa il logaritmo di questo, ma il logaritmo di 1 meno t fa meno t, quindi meno 3 su n più termini di ordine superiore. Allora vedete bene che sta roba qui, cioè chi determina il segno di tutta questa roba?
questo, comanda questo, oppure mettete in evidenza questo, diciamo viene questo per 1 e il resto tende a 0. Perché questo già tende a 0 così, diviso il logaritmo n ci tende a 0 ancora di più. Quindi basta che n sia abbastanza grande, probabilmente 2, 1 non va bene, perché se ci metto 1 viene 2 quarti, logaritmo di un mezzo è meno logaritmo 2, cioè negativo. Ma se già ci metto 2, qua mi viene 9 quinti, logaritmo di 9 quinti è positivo, e da 2 in poi tutta questa roba sarà positiva. È evidente che da 2 in poi n cubo più 1 è maggiore di n più 1. Quindi, e si comporta così. Quindi tranne il primo termine, questi sono tutti positivi e hanno un andamento sintonico di questo genere, al denominatore. Andiamo a vedere il numeratore. Il numeratore devo fare logaritmo di, sopra si mette in evidenza sempre la quantità più grande, n quadro, 1 più 2 su n, più 3 su n quadro, sotto n quadro per 1 più alfa su n, più 1 su n quadro. Allora, n quadro si semplifica, quindi qua mi viene il logaritmo. Ah, qua è il logaritmo di un rapporto, posso fare il logaritmo del numeratore meno il logaritmo del denominatore, quindi 1 più 2 su n più 3 su n quadro meno logaritmo di 1 più alfa su n più 1 su n quadro. Per semplicità arrivo fino all'ordine 2. Allora, cominciamo l'ordine 2 in 1 su n, quindi logaritmo di 1 più t è uguale a t poi meno t quadro mezzi. Ma quando faccio t quadro mezzi, l'unico termine di ordine 2 è il quadrato di 2 su n, che fa 4 su n quadro, quindi qua mi viene meno 2 su n quadro più o piccolo di 1 su n quadro. Poi andiamo a vedere questo. Adesso logaritmo di 1 più t è uguale a t, però c'è il meno davanti, quindi meno alfa su n meno 1 su n quadro, e poi devo fare di nuovo meno t quadro mezzi, ma c'è il meno davanti, quindi diventa più alfa quadro fratto 2 n quadro. Ok? Adesso devo fare le mie semplificazioni. Allora, qui mi rimane 2 meno alfa fratto n, e poi qua addirittura si semplifica pure questo, più o piccolo di 1 su n quadro. Vediamo un po' se ho fatto bene. No, qua o piccolo di 1 su n, ci sta più alfa, più alfa su 2 n quadro. Sono dimenticato un dedo. 3 meno 2 meno 1 fa 0, però c'è più alfa fratto 2 n quadro più o piccolo di 1 su n. Allora, andiamo a sostituire. Anche qui vedete che se alfa è minore di 2, questo è positivo. Ma infatti, se alfa è minore di 2, questo numeratore è più grande di questo denominatore, quindi questa quantità è maggiore di 1, il logaritmo di una cosa maggiore di 1 è sempre positivo. Viceversa, se alfa è minore di 2, quello è negativo, ma vale anche qua. Se qua alfa è maggiore di 2, questo è più piccolo di questo, il rapporto è negativo e è minore di 1 e il logaritmo è negativo. Bene, quindi abbiamo scoperto che sostanzialmente, a parte il primo termine che c'è segno opposto, questa qui è una serie di termini di segno costante. Allora cominciamo a fare i casi. Se alfa è maggiore di 2, la serie ha termini sempre positivi, almeno per n che è maggiore o uguale di 2. E la serie diventa somma per n che, diciamo, si comporta come somma per n che va da 1 a infinito di, sopra ci devo mettere 2 meno alfa fratto n. I termini superiori li posso trascurare perché
se considero il termine principale, il rapporto tenderà a 1, e per le 6 al termine segno costante mi basta e mi avanza, e a diventare cosa devo mettere? A numero 12 devo mettere questo. E sotto? 2 logaritmo n. Quindi alla fine questo si comporta come somma 2 meno alfa mezzi, lo porto fuori, e qua mi viene 1 su n logaritmo n. Che fa sta serie? È quella che abbiamo visto ieri, applicando la seconda, due volte i criteri di condensazione, questa diver era un mattone più una più 1 su n log n diver. Quindi se alfa è, scusate, se alfa è minore di 2 diverge positivamente, se alfa è maggiore di 2 è tutto uguale, solo che diverge negativamente, perché qua 2 meno alfa diventa negativo e il resto è uguale. Qua diciamo ci dobbiamo mettere da 2, perché se ci metto 1 qua viene logaritmo di 1 e fa 0, non si può fare. Perché quello è trascurabile rispetto a questo, cioè se io prendo questo b con n e faccio a con n fratto b con n, il rapporto tende a 1. Siccome i segni sono costanti e il rapporto tende a 1, bastava che tendesse alla costante positiva, le due serie avevano esattamente lo stesso comportamento. Poi la costante, questa qua, l'abbiamo portata fuori, ma solo ai fini di capire il segno. Cioè, qua se è 2 meno alfa mezzi, 2 meno alfa sesti, 2 meno alfa settimi, chi se ne importa, perché tanto l'importante è non aver sbagliato il numeratore, perché il numeratore cambia segno per alfa uguale a 2. Ah, se invece vado a vedere alfa uguale a 2, alfa uguale a 2 è un po' diverso, perché prima, adesso, se vogliamo fare il ragionamento corretto, possiamo, allora, il denominatore è sempre positivo, tranne il primo termine, e il numeratore, se ci metto alfa uguale a 2? Allora, se guardo qua n quadro più 2n più 3, n quadro più 2n più 1, chi è più grande? N quadro più 2n più 3, quindi il rapporto è maggiore di 1, quindi il numeratore è sempre positivo. Quindi anche in questo caso gli a con n sono maggiori di 0 almeno da 2 in poi. Però attenzione, lo devo dire, perché se guardo solo il numeratore, questo pezzo qua non c'è più. Ah no, c'era quest'altro pezzo, ma mi salvavo, perché mi ricordavo che c'era, che non c'era l'altro pezzo. Invece guardando quest'altro pezzo si vede che è positivo, perché ci metto alfa uguale a 2 e viene 2 fratto 2 n quadro fa 1 su n quadro. A questo punto la mia serie si comporta come somma per n che va da 2 a infinito di sopra 1 su n quadro, sotto 2 logaritmo n. Stavolta si comporta come 1 su n quadro logaritmo n, un mezzo lo portavo fuori, ma 1 su n quadro logaritmo n è minore di 1 su n quadro, e quindi questa qua. Quindi addirittura questa qua faceva tre cose diverse. Per alfa minore di 2 divergeva positivamente, per alfa uguale a 2 convergeva, a sostanzialmente, beh, dovrebbe essere un numero positivo, però bisogna vedere il primo termine quanto, perché se ci metto n uguale a 1 sopra mi viene logaritmo di, se alfa uguale a 2 mi viene logaritmo di 6 quarti, cioè logaritmo di 3 mezzi, e sotto viene meno, sotto viene logaritmo di meno logaritmo 2. Quindi il primo termine è negativo, poi bisogna fare stimare la somma degli altri per capire se è più grande o se è più piccola, per vedere se uno vuole sapere se la somma è positiva o negativa. Se ci tolgo il primo termine, la somma di quello che rimane, se sono tutti termini positivi, è certamente positivo. Però se ci metto il primo termine, poi bisogna fare i conti. Quindi se uno volesse spendere altro tempo su questo esercizio, si mette a perdere tempo nel capire, nel caso alfa uguale 2,
se la somma è positiva o negativa. Va bene? Tutto qua. Oh! L'esercizio dove si diverge positivamente e negativamente si converge. Sì. Ah, essendo una serie di a termine di segno costante non devi dire l'assoluta convergenza, nel senso questa, se converge, converge assolutamente, se diverge, diverge anche con i valori assoluti. Non ho capito come abbiamo fatto a vedere che il problema era proprio di due. Abbiamo sviluppato quando qua ci metto se l'alfa è diverso da 2, c'è questo termine, sopravvive. Quindi il numeratore scende, ma scende come k su n, come una costante su n. Poi ci metti log n che sta sotto, ma n log n non basta a far convergere la serie, la manda sempre a più infinito. La costante la porti fuori, a quel punto diventa la costante. Se la costante è positiva, diverge a più infinito, la costante negativa diverge a meno infinito. Cioè alfa maggiore di 2 meno infinito, alfa minore di 2 infinito. Se invece alfa uguale a 2, questo pezzo si cancella e si passa appresso. Appresso c'è quest'altro, ma anche se si fosse cancellato questo non cambiava niente, perché qua sarebbe stato o piccolo di uno su n quadro, quindi convergeva ancora meno. Cioè, ma io a quel punto non so il segno, a parte che il segno ce lo siamo ricavati in maniera alternativa, ma se fosse stato anche o piccolo di uno su n quadro, certamente convergeva anche con i valori assoluti, perché questo era o piccolo di uno seno quadro è più piccolo di uno seno quadro, anche se lo prendi in valore assoluto, almeno da un certo punto in poi. Sotto c'è il logaritmo n, uno seno quadro logaritmo n tende, diciamo, è il termine generico di una serie convergente. Ok, vediamo se ce n'è un altro. No, mi pare ho altri esercizi, ma non aspettate un po'. Sulle serie ho preso solo due tracce, non ne ho, ho tanti esercizi di altro tipo. Facciamone, visto che ci troviamo qua, abbiamo 10 minuti, facciamo un esercizio, per esempio, sì, limite. Vabbè, facciamo i complessi. Grazie.
Allora, z quadro più modulo z uguale 1 più i. Abbiamo fatto già questo? Sì. Sì, sicuro, perché a volte si assomiglia. Se l'abbiamo fatto, che abbiamo dubbi, perché c'è pure lo svolgimento, allora sono andato a prendere il braccio, ho mischiato testo e svolgimento, quindi non trovo più il testo dell'altra dell'altro luogo. Ah vabbè, ci sta quest'altro, facciamoli tutti e due, quello perché non sappiamo se l'abbiamo fatto e questo perché no? No. Si assomigliamo, eh? Questi entrambi, in entrambi i casi 0 appartiene a C. Dobbiamo risolvere questi due esercizi. Con già quello di sopra è più facile. Allora, z qua è uguale a 1 meno modulo z più i. Ci siamo fino a qui? Adesso facciamo il modulo. Allora, modulo 4. Questo è un numero. Il suo modulo chi è? Modulo di z quadro, il modulo moltiplicativo, modulo di z quadro uguale a modulo di z al quadrato. Invece il modulo 4? Alla quarta, o no? Facciamo il modulo a destra. 4. Come si fa il modulo quadro di... Allora, questa è chiaramente la parte reale, A. Poi qua c'è più I, che è la parte immaginaria. Diciamo, la parte immaginaria è 1. Coefficiente della parte immaginaria. Quindi, qua devo fare 1 meno modulo Z, cioè A quadro, più 1. Quindi otteniamo questa equazione qua. Z alla quarta in modulo, uguale... modulo di z quadro meno 2 modulo z più 2. Ok? Che è un'equazione. Allora, io questa è A, questa è B. Questo lo chiami W, allora tu sai che il modulo di W quadro è uguale ad A quadro più B quadro. Ma ora ti ricordi che, che W è uguale a Z quadro. Quindi il modulo di W quadro è uguale al modulo di Z quadro al quadrato. Ma questo è il modulo di Z al quadrato, cioè alla quarta, e a sinistra è uscito questo. A destra devi fare modulo di un numero complesso al quadrato, devi fare A quadro più B quadro, che è per definizione di modulo, che è il modulo quadro, la quadro più B quadro. Sviluppi modulo z quadro meno 2 modulo z più 1, poi c'era un più 1 già c'era, quindi più 1 fa più. Oppure posso anche scrivere così: questo meno questo più questo meno 2 uguale a 0. Quindi riscriviamola così, questa è un'equazione. Qua mi interessa solo le radici reali. Perché mi interessa solo le radici reali? Perché chiaramente il modulo z qua viene solo valori reali. Allora scriviamo l'equazione come x quarta meno x quadro più 2x meno 2 uguale a 0. Beh, che questo è divisibile per 1, penso ci arriviamo, no?
Cioè se ci metto 0 non funziona, perché qua viene meno 2, qua viene 0, ma se ci metto 1, 1 meno 1 più 2 meno 2 fa 0. Almeno 0 e 1, controllate prima di ogni fare altri ragionamenti. Quindi questa è divisibile per x meno 1. Facciamo la divisione per fini. Allora, per fare x alla quarta qua ci vuole x cubo, poi qua c'è meno x cubo che qua non c'è, quindi qua ci vuole più x quadro, cioè meno x cubo più x cubo se ne va. Poi qua mi viene meno x quadro e finisce, poi più, più 2. Se faccio una moltiplicazione uguale a 0. Ok. Quindi abbiamo una possibilità x uguale a 1, cioè vi ricordo che x era modulo 0. Adesso cancello x uguale a 1 e rimango con quest'altra equazione, x cubo più x quadro più 2 uguale a 0. Questa non ha radici positive. Perché? No, diciamo, una radice reale ce l'ha, ma è sicuramente negativa. Poi avete pure più di una, non mi interessa. Ma in realtà, se metto questa accoppiata a x maggiore o uguale a 0, trovo un assurdo. Perché? Trovo un assurdo. Perché se x è maggiore o uguale a 0, x quadro è maggiore o uguale a 0, x cubo è maggiore o uguale a 0, 2 più roba positiva fa 2, fa più di 2, quindi non può fare 0. Ma x era il modulo z, quindi non era solo un numero reale, ma era un numero reale non negativo. Quindi altre radici non ne ha. Quindi non devo fare altro. Io so che x può fare solo 1. Allora, se il modulo di z fa 1, adesso sostituisco e trovo l'equazione z quadro più z uguale 1 più i. E adesso mi devo ricavare z. Questa è l'equazione di secondo grado. Z quadro più z meno 1 più i uguale a 0 e applico la formula di secondo grado, quindi z uguale meno 1 meno o più la radice quadrata di 1 più 4 volte 1 più i o b quadro meno 4c fratto 2a, cioè 2. Quindi abbiamo meno 1 meno più la radice di 5 più 4i fratto 2. Vediamo un po' ho sbagliato, perché questo era modulo 0, non era z. Quindi, infatti mi sta venendo complicato questa parte, perché è errata, devo sostituire modulo 0 uguale a 1, quindi ottengo z quadro più 1, non più 0, uguale 1 più i. Allora, questo e questo se ne va, e ottengo la equazione z quadro uguale i. Allora chi è z? Z è uguale a modulo z uguale a 1, quindi l'argomento di z quadro fa 90 gradi, la metà di 90 gradi è 45 gradi, quindi qua c'è più o meno 1 più i sul radical 2. Questo è il numero a 45 gradi e meno è quello, diciamo, sfasato di 180 gradi, che è l'altra soluzione dell'equazione. Per queste sono le due soluzioni. Per controllare che queste due soluzioni siano corrette, andiamole a sostituire. Facciamo z quadro. Faccio z quadro, più o meno sparisce, sotto viene 2, qua viene 1 più i al quadrato, ma 1 più i al quadrato fa il quadrato di 1 che fa 1, il quadrato di i fa meno 1 e si cancellano, qua c'è 2i fratto i fratto 2 sotto e viene i. Quindi modulo z, se lo calcolate, viene 1, perché viene modulo
Z quadro fa 1 più 1 fratto 2 fa 1, e quindi andando a sostituire questo fa 1, questo fa i, la somma fa 1 più 1. È chiaro? Se ci sono dubbi, allora lo ripeto, meglio non fare l'altro e dire solo questo, speriamo un minuto in più su questo, visto che mi sono impicciato là. Allora, dicevo, io semplicemente in questo caso non ho voluto, potevo anche ragionare in termini di sistema, cioè se scrivevo a più b, z uguale a più b, anzi facciamolo, anche se facciamo due minuti in più non succede niente, visto che diciamo dopo pranzo sono arrivati in ritardo, tre minuti di recupero me ne volete dare, no? Allora, se z è uguale ad a più ib, allora z quadro quanto fa? Fa a quadro meno b quadro più 2iab. Ah no, guardate il primo, più guardate il secondo più doppio. Adesso sostituiamo e troviamo a quadro meno b quadro più 2iab più modulo z, ma modulo z è radice di a quadro più b quadro uguale 1 più i. Allora trovate il sistema 2ab uguale 1, e poi trovate a quadro meno b quadro più radice di a quadro più b quadro uguale 1. Come potete notare, non è tanto bello, ok? Non è neanche tanto brutto, perché io che cosa so? So che A è uguale per esempio a 1 su 2b. Allora sostituendo sotto viene 1 su 4b quadro meno b quadro più A, sapete anche che b è diverso da 0, perché sennò qua 1 non lo otterrete mai, più radice di 1 su 4b quadro più b quadro, questo qua deve fare 1. Adesso a questo punto dovete portare questo di là, quindi ottenete radice di 1 su 4b quadro più b quadro uguale b quadro più 1 meno 1 su 4b quadro. Adesso dovete fare il quadrato. Per prima cosa potete moltiplicare tutto per insomma viene una bella equazione complicata. Allora, se faccio il quadrato, facciamo qui il quadrato, poi viene 1 su 4b quadro più b quadro. Dall'altra parte invece devo fare il quadrato di tutti i termini, b alla quarta più 1 più 1 su 16b alla quarta. Poi devo fare i doppi prodotti, i doppi prodotti sono 3, devo fare più 2b quadro, poi il doppio prodotto qua fa meno un mezzo, e poi l'ultimo doppio prodotto fa meno 1 su 2b quadro. Adesso devo togliere i denominatori, quando moltiplico tutto per b alla quarta mi viene b all'ottava, però mi vengono solo potenze del bene 2, allora ponendo b quadro uguale a x, questa diventa un'equazione di quarto grado, e poi me la devo studiare e devo vedere che l'unica soluzione reale è b uguale a 1, ok? Poi vado e continuo, questo lo completate voi per esercizi. Quindi come vedete non è una passeggiata. Allora io invece, allora non è detto che l'altro modo sia una passeggiata, cioè qui non avete un'indicazione precisa come nei testi che avete sul libro di testi, cioè non è detto che l'esercizio si deve fare per forza in 10 minuti, può succedere che si faccia anche in 2 minuti, come può succedere che ci vogliono 3 ore, non lo sapete. Allora quello che però potete fare, quando avete speso 5 minuti e vedete che la cosa si complica, cercare una strada alternativa, magari è più corta, anche se non lo sapete. Allora la strada più corta era spesso
può, diciamo, non ha, non è, diciamo, una cosa sbagliata cercare di ricavare una delle due cose. Per esempio tra A e B si cerca sempre di ricavare prima una e poi l'altra, oppure se passo in coordinate polari cercare di ricavare spesso il modulo. Può essere un'idea buona. In questo caso siamo arrivati, è vero, a un'equazione anche qui di quarto grado. Però con l'equazione di quarto grado, prima abbiamo visto che una radice c'era, era 1, poi abbiamo visto che tutte le altre tre radici o erano negative o erano complesse e quindi non potevano essere un numero così positivo. Poi probabilmente si arriverà a un'equazione simile, perché l'equazione sarà di ottavo grado, però ponendo b quadro uguale a t l'equazione sarà di quarto grado, però siccome t è uguale a b quadro devo accettare solo le radici così e probabilmente pure la finiamo, però abbiamo fatto una strada più lunga. In quel caso, per una volta visto che il modulo era 1, io ho sostituito l'equazione di partenza e l'equazione di partenza mi è diventata una banale equazione di secondo grado z quadro uguale i. Allora, se z quadro uguale i basta fare le radici quadrate di i. Le radici quadrate di i sono 1 più i fratto radical 2 e meno 1 meno 1 più i fratto radical 2. Ok? Potete, diciamo, per passare da z quadro uguale a i alle due soluzioni potete sia applicare la formula di secondo grado, ma non è la stessa cosa, perché quando dovete fare la radice quadrata questa volta la dovete intendere in senso complesso, cioè deve esprimere il numero in coordinate polari, poi il modulo fare la radice quadrata del modulo e l'argomento fare la metà dell'argomento oppure la metà dell'argomento più pi greco, che corrisponde alla soluzione cambiata di segno. Ci vediamo lunedì.